Buonasera, ben ritrovati. Vi racconto che oggi va ad ascoltare Franco Bolami, il nostro personaggio della settimana, presidente della Vastese, sportivo doc. Buonasera Franco. Buonasera a te Enrico. Allora, vi racconto che conosci il nostro programma. La prima domanda è a piacere. Io, Franco Bolami, vi racconto che? Racconto che sto passando questi 3 anni bellissimi con la Vastese, è un sogno che si è avverato e siamo contenti di questo bel progetto e speriamo di portarlo più a lungo possibile per i colori biancorossi. Presidente, noi di solito a Vi racconto che chiediamo sempre l'età al personaggio della settimana, si può dire? Sì, 47. 47, giovanissimo presidente. Se io dovessi dire di andare indietro di 30 anni, 18 anni, cosa faceva Franco Bolami? Franco Bolami è un ragazzo molto vivace, però allo stesso tempo molto educato, rispettoso per il prossimo. È un ragazzo che si divertiva con poco. E amava molto gli amici e difatti sono molto conosciuto grazie a loro, perché ci vogliamo bene reciprocamente. E niente, un ragazzo che sta sempre in giro, un ragazzo che ama la vita, un ragazzo poco studioso perché un ragazzo che giocava a pallone, faceva nuoto, molto sport e stava sempre, cioè aveva il tempo libero di riguardo molto gli amici. Che squadra ti fava allora Franco Bolami? Ma sono juventino, però sono grande presidente. Sono simpatizzante anche di altre squadre, tipo il Milan di Sacchi, tipo il Napoli adesso, perché mi piacciono le squadre che giocano a pallone. Ma quando c'è stato il primo ingresso nel mondo del calcio vero effettivo di Franco Bolami? 3 anni fa, ma direi la verità, ho sempre dato una mano dietro le quinte a questa Vastese, anche con Litterio, anche con Mimmo Crisci, con Lucio Moscato. Non ero mai, mi metterò mai in evidenza, però il mio contributo alla Vastese Calcio, la mia città, l'ho sempre dato, perché senza pallone Vasto è un paese morto. Adesso ha 47 anni, però prima di arrivare a questo periodo della vita di Franco Bolami, ovvero da quando è presidente della Vastese, ci vuole raccontare un aneddoto di quando era attorno ai 20-25 anni, cioè qualcosa che ha fatto nel mondo dello sport che vuole raccontarci? Ma dello sport, giocherò a pallone con di categorie, sempre parliamo di categoria, di promozione, ma mi giocavo per divertimento, Enrico. Non era un gran calciatore allora? No, non ero un grosso calciatore, però ero un bel cacacazzo in mezzo al campo, mi facevo rispettare, ero grinta e cuore. Beh, difatti, si può dire a quest'ora quel termine, dai? Mi facevo rispettare tranquillamente, anche se in mezzo al campo ero uno di grinta e cuore, quello che dico sempre alla mia squadra e di quello che dico sempre, perché non riuscivo a fare il giocatore e il divertimento, perché come sappiamo il giocatore ci vuole una bella testolina al suo posto, ci vuole un altro tenore di vita, ci vuole proprio un altro... Com'era la testa di Franco Bolami allora? Testa matta, divertimento assicurato, il sabato andava a ballare con gli amici, la domenica era una testa matta proprio, però sono contento di quello che ho fatto e devo andare così, ma tornare indietro, devo dire grazie a Dio, grazie a tutti quanti che ho fatto quello che ho fatto. Ma oggi il presidente Franco Bolami acquisterebbe il giocatore Franco Bolami di allora? No, te lo posso assicurare perché non era affidabile, il sabato andavo a dormire tardi, la domenica non ero lucido, non ero affidabile. Che multa ti saresti fatto? Io? No, con tante cifre, tanti zero, perché ero un ragazzo, ero molto pazzo, però allo stesso tempo ho detto molto educato e rispettoso. Allora, arriviamo ai tempi recenti, no? Perché da poco che hai detto che è entrato nella Vastese, 3 anni fa. Come le è venuta questa idea? Sì, voglio prendere la Vastese. Ma a dire la verità, era già nell'aria che la Vastese doveva essere ceduta, c'erano le acquirenti di fuori, ma non ho mai messo bocca, perché quando c'è qualcuno prima di me lo lascio andare, perché come per rispetto e educazione. Una mattina stavo l'estate, io ho un'azienda di un catering alimentare, stavo lavorando perché l'estate mi occupo del mio lavoro, mi chiama a un certo punto l'assessore attuale Carlo Della Penna dicendomi: fra, ti devo parlare. Ma io pensavo di altro, di lavoro. Dice: vabbè, vediamoci al negozio, no? E discutiamo. E dice: mi butta così, vuoi fare il presidente della Vastese? Senti Carlo, aspetta. Oggi era il 10 giugno, io stavo più di lavoro e telefonai e Carlo,
ripeti la domanda, io ho detto, come fa bisogna andare a Vastese? E siete Carlo, ma perché tanti, cioè, tanti personaggi a Vastese, proprio a me, e siete, io ho visto a te in qualcosa, e siete Carlo, allora il problema non è che fare il presidente, il problema è cosa ci sta dietro, c'è un'attività, c'è ancora una dirigenza attiva, voglio capire se è possibile, perché no, valutiamo. E da là sono tanti passaggi da, che non vi racconto perché sarà un po' lungo, tanti incontri con l'ex dirigenza, con Pino Travallini, con Pietro Scafetta, con tutti gli altri dirigenti, che piano piano abbiamo iniziato a capire se la cosa era fattibile. E ho visto dall'altra parte la dirigenza ex molto disponibile, con Tonino Prospero, con l'ex Di Domenico, e hanno capito il progetto, che anche se era poco ambizioso, però hanno visto che in me c'era tanta voglia di fare. Tanta solidità soprattutto. Sì, e io ho spiegato, guarda, non si può stare così, cerchiamo di fare qualcosa, facciamolo insieme. Loro non se la sentivano, io ho fatto un po' di chiamate, ho fatto una piccola riunione e siamo partiti con 4-5 ragazzi, 4-5 amici. E da là devo dire, mi hanno dato coraggio, ma Enrico, sai che dico, io quando prendo una cosa a cuore lo porto fino alla fine, cioè se lo devo fare o ci metto l'anima, altrimenti non comincio nemmeno. E quando mi hanno chiesto Carlo e l'ho preso a cuore, e devo dire, fino ad oggi i risultati stanno arrivando, perché pian piano qualcuno si sta avvicinando, capisco che è un periodo un po' strano, però capisco anche che è un progetto che dove la gente deve capire che la Vastese è un marchio, è un marketing, non è soltanto pallone, è una visibilità per tutti quanti, con poco possiamo fare tanto. Adesso arriviamo ai giorni d'oggi, è nelle zone altissime della classifica, dopo che l'anno scorso aveva fatto comunque un ottimo campionato. Sogniamo, presidente, dove vuole arrivare? Ma Henry, dove vogliamo arrivare? Vasto merita ben altro, sappiamo la storia di Vasto, però voglio sempre ricordare dove siamo partiti e come siamo partiti due anni fa, da un calcio di 8 anni senza pallone a Vasto, senza strutture, senza niente, un campo reso proprio inagibile, noi piano piano l'abbiamo messo a posto, abbiamo fatto tanti sacrifici, grazie a noi, grazie ai dirigenti, chiaramente di cuore, grazie agli sponsor che ci stanno vicini, grazie al comune che ha ascoltato la nostra parola, però c'è tanto da lavorare, noi stiamo programmando, come ho sempre detto, non voglio illudere nessuno, pure l'anno scorso non illuso, però sono un presidente tifoso, mi piace, e perché sognare alla vita, tanti sacrifici, cosa costa sognare? Non costa niente. Arriviamo con due battute simpatiche, presidente, ma è proprio d'accordo che un giocatore come Franco Bolami di 20 anni fa non lo porterebbe a Vasto a giocare? Col corpo sì, con la testa no. Sicuro? Col corpo che c'avevo prima, cioè, ero un bel giocatore. Però con la testa? Con la testa no, te lo posso assicurare, Henry. L'ultima, presidente, ha detto poco fa che come azienda lavora nel campo del fast food, no? Sì, sì, c'ho un catering alimentare. Piatto preferito di Franco Bolami a tavola, cosa non manca mai? Gli scampi, linguine all'astice, pesce, anche se ogni 5-6 giorni pesce ho esigenza di mangiare la carne, ma sono una buona forchetta. Anche. Franco Bolami di 20 anni fa c'aveva anche il bicchiere di vino rosso? Sempre, stavo con gli amici, mi faccio trasportare lì, perché sono come si dice, uno sanguino. Mi piace. Non è che si fa trasportare fino a portare la Vastese in categorie più importanti? No, Enrico, non lo diciamo adesso, un domani non si sa mai, Enrico. Grazie al presidente Franco Bolami, vi racconto che ha raccontato con grande piacere il numero uno della squadra di calcio di Vasto. Noi ci vediamo la prossima settimana con un altro personaggio dello sport abruzzese.